riguarda il concetto della predestinazione, quindi tutti raggiungono la salvezza di Dio solo con la fede, oppure... Dunque, naturalmente la teologia per parlare alle persone deve essere una teologia che rispecchia anche il modo e la società in cui questa viene calata, no? Per cui è chiaro che le domande e gli sviluppi della teologia di Lutero sono diversi da quelli di adesso. Allora, attualmente posso dirti che per il protestantesimo riformato e storico la salvezza è per tutti e tutte, indipendentemente dalla loro vita, perché la generosità di Dio è molto più grande della nostra, perché se noi pensiamo che ad essere salvati siano solo coloro che appunto compiono delle azioni per noi corrette, in realtà giudicheremmo secondo un criterio che non è di Dio, ma è un criterio umano. Quindi tutte e tutti vengono salvati. Per quanto riguarda nello specifico la predestinazione, questa parola adesso viene usata molto poco, e quando viene usata però prevede il fatto che Dio abbia un progetto per te. Cioè la predestinazione è per tutte e tutti anche, ma significa che tu avrai la tua chiamata vocazionale e farai la tua parte di lavoro nel mondo e nella Chiesa, che è per te. Quindi predestinazione come progetto Quindi non personale. c'è più questo concetto così radicato, cioè se magari io ci sono successo nella vita di un altro, sono più, cioè Dio tiene più a me, cioè nel senso ha scelto me per quella cosa, mentre l'altro un po' più. No, Non c'è no, più. no, non c'è questa convinzione, proprio perché appunto siamo tutte e tutti amati da Dio, no? Quindi poi è chiaro, io penso che certamente ognuno di noi dovrà render conto, no? Di come ha speso questo dono della vita su questa terra, ma questo non significa un giudizio da parte di Dio. Perché credo appunto che Dio ci salvi tutti, ci ama tutti, però è chiaro che è importante la consapevolezza, no? Per questo poi la vita di un protestante a volte è più pesante della vita di un'altra persona, di altra fede, perché deve fare i conti continuamente con la propria coscienza, fatto bene o fatto male, avrei potuto far così, ancora così, insomma, quindi c'è un peso di responsabilità molto grande.